La sapete l'ultima? Nella legge di semplificazione, la maggioranza qui in Regione Lombardia ha avuto il coraggio di approvare un articolo che comporterà l'aumento delle tariffe dei treni in Lombardia a fronte di nuovi investimenti. Questa cosa è gravissima, è un provvedimento assolutamente iniquo, perché voi dovete sapere che i cittadini lombardi già li pagano questi investimenti e quindi non c'è bisogno di farglieli pagare tre volte. La prima con le tasse, la seconda col contratto di servizio con Trenord che ci costa 400 milioni di euro all'anno che la regione versa a Trenord. E la terza, con l'aumento delle tariffe che naturalmente pagheranno solo gli utenti dei treni, che però già pagano le tasse e già pagano il contratto di servizio a Trenord. Tutto questo lo fanno legando l'aumento agli investimenti, ma attenzione, non alla qualità del servizio, perché noi possiamo capire che le tariffe aumentino quando gli standard di servizio di viaggio sono eccellenti, ma in Lombardia siamo ben lontani da raggiungere questi standard. Chiunque di voi prenda i treni tutti i giorni ha di fronte treni scassati, sovraffollati, treni in ritardo, linee che necessitano di interventi che non vengono mai fatti, stazioni abbandonate nel degrado. Noi diciamo no e denunciamo questo provvedimento assolutamente inaccettabile, che cade tutto sulle spalle dei pendolari. Questo stanno facendo la Lega, Forza Italia, Lombardia Popolare, tutta la maggioranza di governo della Regione Lombardia. Ma non è finita qui, perché il provvedimento è stato approvato nella commissione e adesso dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale. Ed è lì che il Movimento 5 Stelle darà ancora battaglia finché questo provvedimento non sarà bocciato ed eliminato dalla legge di semplificazione.